Come Arca SGR abbiamo molto sponsorizzato la creazione di questi percorsi tematici e dato che noi gestiamo il più grande fondo pensione aperto d'Italia, che è Arca Previdenza, abbiamo deciso per questa prima esperienza con i percorsi di concentrarsi sul percorso numero 2, il P2, quello dedicato alla Previdenza. Avremo una conferenza organizzata da Arca SGR il giorno 6 aprile, quindi il primo giorno del salone, alle 15:30. Dove presenteremo in collaborazione col professor Alberto Brambilla di Itinerari Previdenziali il bilancio del sistema previdenziale italiano del 2015 e discuteremo quali sono gli scenari e le prospettive della Previdenza anche con l'aiuto dei nostri gestori e di altri illustri ospiti. Non solo, ma parteciperemo ad altre tre conferenze del filone P2, una dedicata al finanziamento alle PMI, quindi ai nuovi strumenti di finanziamento per le piccole e medie imprese italiane, una dedicata ai modelli di gestione, quindi molto tecnica, modelli di gestione utilizzati nei fondi pensione, e una terza presenza sarà nella conferenza che affronta i temi dell'investimento in strumenti di economia reale all'interno dei fondi pensione. Stiamo puntando sulla qualità del prodotto, stiamo investendo molto sulle tecnologie di gestione. Abbiamo dedicato molte risorse a investire nelle cosiddette strategie di yield enhancement, si tratta di strategie di currency overlay sulle valute, si tratta di strategie che puntano a generare un ritorno di efficientamento del portafoglio ma con bassa volatilità e bassissimo rischio. Asset allocation quantitativa, algoritmi di massimizzazione dei ritorni del portafoglio. Queste tecniche evolute sono oggi, secondo noi, più necessarie che mai. Stiamo anche lançando una SICAV lussemburghese che si chiamerà Sidera Funds SICAV. Su questa SICAV multicomparto avremo dei fondi molto specializzati per inseguire dei temi di nicchia che conosciamo bene, dove potremo applicare i nostri modelli di selezione titoli più evoluti, cercare di produrre il massimo del ritorno per il cliente anche in un contesto di alta volatilità.